Eder. Mech. Pallister. Michelle Causo è stata colpita con 20 coltellate. Il killer le ha sfigurato il volto. La ragazza ha provato a difendersi. Su mani e braccia della vittima sono state riscontrate numerose escoriazioni e ferite compatibili con l'impugnatura del coltello a serramanico usato dall'assassino. È quanto emerge dai risultati parziali dell'autopsia sulla studentessa uccisa a Primavalle. Secondo chi indaga, il killer aveva intenzione di gettare il cadavere giù da un dirupo. La meta non sarebbe stata via Borgia, ma il grande parco del Pineto, un'area verde frequentata da tossicodipendenti e coppiette. Fatto sta che, per motivi ancora sconosciuti, ha desistito dal piano iniziale decidendo di abbandonare il corpo esanime della ragazza accanto ai cassonetti dei rifiuti. Possibile movente: un debito da 1.500 euro. Durante l'interrogatorio il 17enne non ha mostrato segni di pentimento. Per il GIP c'è pericolo di recidiva e fuga, motivo per cui ha disposto il trasferimento dell'indagato nel carcere minorile di Casal del Marmo. C'è di più. In passato, l'aspirante trapper era stato già denunciato per una tentata rapina e per aver minacciato alcuni coetanei con un coltellino. Dettagli che gettano ulteriori ombre sulla personalità del giovane, fino all'orrore sul corpo di Michelle. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!